Ciao ragazze, allora oggi giro il videotag, la mia ossessione, come si chiama più? La mia memoria va veramente male. I trucchi, la mia ossessione. Allora, in questo videotag mi ha taggato Irede, makeupino 87, e sono felicissima di risponderti. Consideratevi veramente tutte. Tutte taggate. Chi lo vorrà fare, spero che mi possa mettere qui sotto il video di risposta, che mi farebbe piacere guardarlo perché questo tag è un po' più discorsivo rispetto a mostrare i prodotti, eccetera. Quindi partiamo con la prima domanda, che è: se dovessi consigliare un fondotinta, quale consiglieresti? Allora, fra i fondotinta, io ne consiglio uno in polvere e uno liquido. Perché a seconda del periodo dell'anno io utilizzo molto di più quello in polvere che quello liquido. Ora sono in una fase in cui voglio finire quello in polvere, ma vabbè. Allora, il primo ve l'ho fatto già vedere, questo qua in polvere di Neve Cosmetics, è il Flat Perfection, che io ho nella tonalità ora medium neutral e sta per terminare decisamente. Col quale mi trovo benissimo perché è adatto al mio tipo di pelle, cioè io ho la pelle grassa e quindi non si può fare altrimenti. E l'altro, che ormai è terminato, devo dire la verità, cioè non pensavo ci sarei mai riuscita a terminare un fondotinta, ma ci siamo, è il 24 ore Revlon Color Stay per pelli grasse, miste grasse. Il mio è 220 Natural Beige, eccolo qua. E questo è il mio fondotinta invernale preferito per eccellenza, proprio come proprio non lo sento neanche sul viso, quindi ve lo consiglio fortemente se avete la pelle come la mia, intendo. Poi vediamo, seconda domanda: che faresti se i tuoi trucchi scomparissero? Questa sarebbe la mia faccia. Cioè, no, non voglio nemmeno pensarlo, sinceramente, perché da accumulatrice seriale quale sono da quasi 3 anni, se io vedessi la mia collezione scomparire, penso che, non lo so, mi verrebbe un crepone, non lo so veramente, ci sono troppo affezionata. Poi 3, un prodotto per gli occhi che cons non consiglieresti mai a nessuno. Allora, un prodotto per gli occhi che io non consiglierei mai nella mia vita è Love Stage di Essence. Tutte lo conoscete, è quel primer occhi di Essence, col feltrino, un packaging essenziale trasparente, col tappino nero, ma lo conoscete tutti, cioè io veramente l'ho odiato e lo odio come pochi altri. L'ho piantato, ho provato a dargli delle chance, l'ho utilizzato anche come correttore in realtà, che non mi dispiaceva, però comunque non è nato come correttore, quindi poi a una certa ora della giornata avevo tutte le rughe segnate, quindi assolutamente è un prodotto che io non consiglierei mai, 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 mai. Poi, da quanto tempo compro trucchi? Compro trucchi da... Dunque, il canale l'ho aperto ad agosto di quasi 3 anni fa. E io ho iniziato a considerare i trucchi seriamente proprio quando ho iniziato a vedere la pubblicità di Clio. E quindi parliamo di inizio 2011. Decisamente sì, inizio 2011. Poi ad agosto 2011 ho aperto il canale. Mi sembra 2011 o 2012. No, 2011, comunque quello è stato il periodo in cui iniziavo a vedere i video, periodo in cui iniziavo ad abbellirmi perché avevo bisogno di coccolarmi un po' e di darmi delle chance, come si suol dire. E quindi ho iniziato a guardare il mondo del make-up e poi mi sono fatta coraggio e dopo 8 mesi, praticamente 8, perché veramente io avrò iniziato a gennaio a comprare i trucchi seriamente. Ho aperto il canale, ho iniziato a fare video, eccetera, eccetera. Quindi più o meno il periodo è quello. Domanda numero 5: ti sei mai stufata di comprarli? Sì, mi sono stufata di comprarli in un periodo in cui non ero
particolarmente me e nel periodo in cui mi sono dedicata completamente alla dieta. Quindi è stato inizio 2014, a febbraio ho iniziato la dieta, ho iniziato la mia crisi sul trucco, è iniziata più o meno intorno a metà gennaio circa, finché poi dopo un bel po' di mesi ho riaperto, cioè avevo cancellato tutti i video e poi ho iniziato a ricaricarli, quindi avevo chiuso il canale e ho iniziato con la mia nuova vita. Ecco, lì veramente non ho più comprato nulla, ma non dedicavo nemmeno tanto tempo al mio trucco, sinceramente, quindi questo è stato il periodo. Termini mai, la domanda numero 6, termini mai qualche prodotto di make-up? Sì, si è visto anche nell'ultimo video che ho fatto di prodotti finiti, c'era anche del make-up. Sono molto lenta a finirlo perché i prodotti, come per tutte, sono veramente tanti, quindi per finirli bisogna proprio incapponirsi e usarlo tutti i santi giorni finché non lo terminate. Poi preferisci, domanda numero 7, preferisci rossetto o lucida labbra? Rossetto tutta la vita, perché io lucida labbra li odio alla follia, perché vanno in giro per il viso, proprio poi l'appiccicoso mentre parlo, non ci sono gloss che non mi danno quella sensazione lì, quindi ormai ho imparato che i rossetti, quelli matte, sono il mio amore unico. Le matite, quelle di neve, sono il mio amore. Le matite, anche quelle di Kiko, le Smart Lip Pencil, uguale. Cioè, ormai ho imparato a truccarmi le labbra matte, infatti ne risentono tantissimo perché sono di un secco abominevole. Però mi piacciono troppo. 8. Un prodotto che non hai mai utilizzato. L'ho portato qua con me. È questa cipria Sexy Mama, sì, di The Balm. Packaging fighissimo, tutto quello che volete, ma è la cipria più oscena. A parte che non, voi fate così, non esce prodotto. Cioè non rilascia prodotto, è dura. Io ho provato a raschiarla perché poi si vede anche da come è martoriata. Guardate cosa ha fatto. Io voglio pensare che sia stato proprio un problema di questo singolo prodotto che fosse fallato, però. Cioè non rilascia prodotto, non mattificava, ero lucidissima dopo neanche un'ora. Cioè, io veramente l'ho usato una volta, l'ho piantato lì. Non si riesce ad utilizzare, perché se un prodotto non si può prelevare, non si riesce ad utilizzare, quindi questo è lui. Oltretutto non costava poco, quindi vabbè. 9. Preferisci marche low cost o quelle costose? Io preferisco le marche che funzionano. Semplicemente, se un prodotto low cost è fantastico, io lo utilizzo tutti i giorni. Cioè, ora facciamo un esempio. Lo shade 12 di Moi. Prodotto da una sterlina, due sterline, quant'era? Io lo amo alla follia, da quando l'ho preso l'ho utilizzato sempre, perché nei vari trucchi che faccio ce lo devo sempre schiaffare in qualche modo, quindi ecco, questo è un esempio. Se un prodotto è low cost, ben venga, però ciò non toglie che non ho prodotti anche ai cost, per esempio l'Illusion d'Ombre di Chanel, un top coat di Dior. Se un prodotto vale la pena lo posso prendere anche ai cost. Non ho il coraggio di andare dallo stand di Guerlain piuttosto che di Yves Saint Laurent o Ivano Santo Lorenzo, come dice sempre Ornella. Quelli sono prodotti veramente lussuosissimi cost, e non gnafo, non ci riesco proprio io a prenderli in considerazione, ecco. Anche se ho il... dove stai? Però perché non l'ho preso in Italia, ho il Touche Eclat di Yves Saint Laurent, l'unico prodotto di Yves Saint Laurent che ho. Il Touche Eclat l'ho preso a Fuerteventura, dove non c'è IVA, dove l'ho pagato una stupidata. Ecco, questo è l'unico prodotto che ho veramente high cost, super marchio. Vabbè, Chanel, però ho solo Illusion d'Ombre, non ho rossetti, non ho palettine, non ho... ho uno smalto di Chanel, sì,
che è Fracà, che avevo copiato a Elisa, un glamour coma. Insomma, sì, c'ho qualche chicca ai cost, ce l'ho, però non sono tante assolutamente. Poi, sei gelosa se qualcuno utilizza i tuoi trucchi? È una domandona, però sinceramente se sono io a utilizzarli sulle altre persone mi fa solo che piacere, cioè se devo truccare qualcuno con i miei trucchi va bene, prestarli proprio, dire te lo do, te lo porti a casa e me lo ridai, non se ne parla, non se ne parla proprio in nessun caso. Una cosa di cui sono stragelosa sono i rossetti, quelli lì non li faccio mettere a nessuno mai, anche perché penso che sia, non sia proprio il massimo, ma anche per l'altra persona, non lo so, comunque i rossetti difficilmente, o posso usarli col pennellino sugli altri al massimo, ma non, i miei rossetti non si toccano, però altre cose sì, non mi dispiace farlo utilizzare, se può essere un fondotinta, un correttore, ok, sì, in mia presenza posso anche prestarli, però da portarsi a casa mai tutta la vita, mai. Domanda numero 11, butti mai prodotti scaduti? Per ora non mi è ancora capitato di avere dei prodotti scaduti fra le mani. Penso che se fossero scaduti con un cattivo odore li butterei sicuramente via, ma finché sono ancora utilizzabili sinceramente non me la sento di buttarli via, ecco, anche se lo so che è raccomandabile non utilizzarli oltre quella data di scadenza, però vi faccio un esempio. Questo qua, Revlon Color 6, è stato uno dei primi fondi liquidi che ho preso, cioè ce l'ho da parecchio tempo. Non puzza ancora quel profumo un po' alcolico che lo contraddistingue, perché questo gli permette di asciugarsi subito. Aveva un pao di 24 mesi e da quando l'ho aperto penso sia passati più di 24 mesi sinceramente, però è ancora intatto, quindi... Questo è l'esempio classico, per esempio un top coat che avevo di Maybelline, no, ora non mi ricordo la marca, Nova, di Rimmel forse, no, di Deborah, forse Deborah, sì, era diventato giallo e puzzolente da morire, l'ho buttato via, cioè cosa bisogna fare? Non è che ti puoi far marcire il viso, le unghie, perché un prodotto... ti è rimasto lì ed è scaduto, quindi se puzza, se ha cambiato colore, forma, ci sono presenti forme di vita diverse da qualsiasi altra cosa debba trovarsi all'interno di un trucco, lo caccio. Allora, ripeto, la domanda numero 12 è taggare 6 persone. Ora io taggherò 6 persone, però se non lo fate... cioè veramente no, non importa, siete tutte veramente taggate, tutte. Allora, una Elisabetta Paperina, che non può non fare questo video, però se non lo fai, ripeto, non è un problema, quindi Betta, fallo, è una minaccia. Taggo Simona 7, taggo Agatha, Aghi 176, taggo la Simon, taggo Christelle 77 piga e taggo, ma perché 6 persone? Cioè voglio dire, perché? E taggo Goes the Way Anyway, anche siamo a 6. Niente, vi mando un bacione e al prossimo video, ciao.